Ciao a tutti e benvenuti al nuovo video di Silver Wind Sail. Io sono Alberto Carraro e oggi andremo a regatare con Virtual Regatta Inshore e andremo a fare le regate con i Nacra 17. Nacra 17 per gli italiani. Come vedete, abbiamo cambiato un po' la grafica, abbiamo messo un bel green screen qua alle mie spalle, abbiamo una nuova luce che mi fa un bellissimo sbrilluccichio negli occhi. E adesso andiamo subito a regatare a Porto Cervo con i Nacra 17. Eccoci qua, lasciatemi che controllo se va tutto bene. Sì, va tutto bene. E oggi ho intenzione di parlarvi di velo olimpica. Ho intenzione di parlarvi di laser e quello che è successo a Valencia. Ci sono stati dei bellissimi trial di quattro imbarcazioni a Valencia. Le quattro imbarcazioni erano il laser, il vecchio contendente, diciamo. Poi c'era il RS Aero, che è la nuova deriva che sembra essere il vero competitor. Poi abbiamo il Devoti Zero, costruito da Luca Devoti, medagliato Finn olimpico italiano. Costruito in Polonia. E poi abbiamo il Melges 14 disegnato da Rachel Pugh, costruito in America, però una barchina un pochettino expensive, diciamo. Abbiamo e c'è stato un bellissimo report che, se volete, si può vedere su World Sailing delle quattro imbarcazioni. Se volete, vi faccio un velocissimo riassunto, così per darvi l'idea di come sono state le decisioni, no? Allora, innanzitutto vi dico qual è il risultato che è venuto fuori. È venuto fuori che il Devoti Zero e il Magis 14 non vanno bene. Il Devoti Zero non è ancora classe, non l'hanno ancora visto come classe, anche se è una deriva veramente molto accessibile. E il Melges 14 è veramente troppo costoso. È veramente troppo costoso. Il prezzo è stato una delle cose che l'hanno penalizzato maggiormente. Questo lascia la competizione a due: laser e RS Aero. Il laser, su un punteggio da 1 a 100, ha ricevuto 69 punti, mentre l'RS Aero ha ricevuto 80 punti. Quindi, in linea di massima, i trial di Valencia sono stati vinti dall'RS Aero. Ricordiamoci però che la disponibilità che c'è di laser nel mondo va veramente a favore del laser. Se ci pensate, circoli velici di tutto il mondo, charter nel senso di noleggi barche in spiaggia, queste cose qua, hanno tutti un laser perché è una deriva molto versatile, va benissimo per uno, puoi portarci una persona sulla prua, soprattutto in condizioni di meteo abbastanza calmine. Sono barche che pompano, se c'è bisogno di pompare, pompano, quindi devi schienare, quindi sono barche molto fisiche. Sono anche barche relativamente poco tecniche, soprattutto per l'uso comune. Se poi devi andare al limite, devi avere un'ottima tecnica, però non è così tanto importante la tecnica, soprattutto nel laser. E quindi capisci che da un punto a un altro, eccetera, eccetera, il laser comunque ha ancora un grossissimo punto di vantaggio, no? E quindi il fatto che RS Aero abbia vinto i trials non vuol dire niente, essenzialmente. Perché anche se ha vinto i trials, non è detto che verrà usata come barca olimpica. Questo volevo dire. Sorry, scusatemi, i laser. L'RS Aero da suo conto ha tantissimi, tantissimi vantaggi. Mentre adesso andiamo a fare un'analisi un po' su costi-benefici. Andiamo a vedere che cosa ha premiato RS Aero, che cosa ha premiato laser, eccetera, eccetera. Cosa che ha premiato laser è stato il costo, anche se la differenza non è così grande.
E il costo ha tre diversi tipi di costi, no? Cioè hai il costo di comprarlo, hai il costo di trasportarlo, insomma, hai diversi tipi di costi, sono stati presi tutti in considerazione. E il costo per comprarlo è simile, il costo per gestirlo è simile. Il trasporto è perché lì c'è stata una leggera differenza, dove RS Aero è l'unico che ha fatto qualche puntino in più rispetto ai suoi avversari, in quanto è un'imbarcazione che pesa poco. Intanto siamo partiti, siamo in seconda posizione, stiamo facendo una grandissima regata. Siamo qui, il gruppo di tre di testa stanno arrivando adesso in prima boa di bolina. E quindi magari continuo a parlare dell'RS Aero dopo, ok? Ricordiamoci che stiamo parlando del peso. Ok, siamo qui alla boa di bolina. Abbiamo sbagliato un po' la ley line. Siamo stati un pochettino bassi, ma credo che sia sufficiente per infilarci e guadagnare la prima posizione. Cosa che sinceramente non mi aspettavo. Pensavo di essere troppo basso e quindi di rischiare di non farcela. Invece, siamo riusciti a prenderci la prima posizione. Siamo riusciti a decollare e andare via subito. 13, 15 e 7. Viaggiamo 18 nodi. Lui è andato, quindi andremo anche noi. 18 nodi ancora, stiamo tenendo. Siamo a velocità abbastanza simili perché non ci sono grandi condizioni di vento. Ricordiamo che con 15 nodi stiamo facendo 18, ok? Lui sta venendo da noi. Siamo ancora in vantaggio, quindi potrebbe essere il momento giusto di strambarli sulla prua per evitare di avere rifiuti. Siamo lì, abbiamo qualche rifiuto da From the Loft. Noi soffriamo meno però di Jingen. Potremmo andare di nuovo? Sperando di essere abbastanza distanti e non soffrire troppo dalle due imbarcazioni di là. E questa qui è la boa da girare, molto più vicina. Anche se è mura dritta che dobbiamo andare. Ma. Un bellissimo giro di boa, siamo in prima posizione. Jingen si è un po' piantato girando un po' troppo velocemente e col Jennaker ancora su. Sì, lui va, noi andiamo. Non possiamo lasciarli andare, dobbiamo rimanere in mezzo alla flotta. Ci sono troppe imbarcazioni che stanno andando sulla destra. E il vento sembra che stia per arrivare. Quindi, quando potrebbe essere il caso adesso di rivirare. E siamo più o meno in controllo rispetto alla flotta. Non stiamo perdendo troppo. E se arriva un salto di vento a sinistra, rimaniamo in prima posizione. Se gira ancora a destra, cosa che sembra abbastanza improbabile. Perdiamo una posizione su Jimigen. Non so dove mettere l'accento, scusatemi. Potrebbe essere venuto il momento di tornare a chiudere rispetto alla flotta. C'è Julius il polacco che si è piantato lì. Per fortuna non c'è nessuno di forte, ho visto che c'era ESP 1739 che girava fra i campi di regata questa mattina e lui potrebbe essere veramente un problema, veramente un tough competitor, un avversario veramente duro da battere. Adesso bisogna capire cosa bisogna fare, perché bisogna capire se questo vento qua sta arrivando o sta andando via. Essenzialmente questa è la decisione che dobbiamo fare. Oh, finalmente abbiamo preso il giusto la ley line e quindi via. Siamo 88, non conviene ancora il Jennaker, secondo me viene col vento lì. Quindi jab set e andiamo a portarci sulla destra del campo di regata. Soprattutto perché sta arrivando adesso un destro, quindi magari non conveniva. Però sì, se entriamo in questa zona di vento qua c'è più vento e quindi inizieremo a scendere. Guardate, andiamo già un nodo più veloci. E sono solo 18 nodi. Quando aumenterà ancora, vedete, continua ad aumentare. Siamo a 19, stiamo andando a 22 nodi. Andiamo pochi decimi più forti dei nostri avversari, ma siamo comunque più veloci. Abbiamo solamente 30 metri di vantaggio, quindi che non sono veramente tanti. Però in questo momento siamo in controllo e andiamo a vincere questa bellissima prima regata che abbiamo fatto assieme. Ottima tattica di regata, soprattutto in controllo su Jimigen. Non abbiamo guadagnato tanto, ma sinceramente non importava così tanto. E ottima strategia che ci ha portato a girare la prima boa di bolina in prima posizione e riuscire a mantenerla durante tutto.
Andiamo con la seconda regata. Sembra che abbia fatto già una regata. Ho già iniziato questo video. Ho già fatto tutto il discorso su le imbarcazioni. Poi il video si è bruciato brutalmente. E quindi stiamo ripartendo da zero. Guardate, partiamo subito dalla seconda regata. Volevo solo dirvi che abbiamo detto che l'RS Aero pesa poco. Ma quanto poco pesa questo RS Aero? Pesa solamente 30 kg. Quindi pensateci, una barca che pesa 30 kg è facilmente gestibile da una persona, da adulto o donna, o comunque, cioè, non è che devi essere super forte per gestirla. E quindi, sto dicendo adulto or don't, nel senso anche un bambino può gestirlo. Quindi il fatto che tu non devi essere super forte per gestirtela, una barca così leggera, ti permette di trasportarla più facilmente. Mentre quei laser, già che pesano 50-55 kg, inizia a diventare difficile gestirla. Ecco, una barca così secondo me è più facile. Abbiamo un forte sinistro, mancano 20 secondi alla partenza. Aspetta, salutiamo tutti che ci siamo dimenticati. 13 secondi a partenza, secondo me è venuto il momento di cazzare le vele. Vediamo se distraiamo qualcuno con i saluti. 5, 4, 3, 2, 1, via. No, come full start? No, non ero partito prima. Ve lo giuro, non ero partito prima. Vabbè. Abbiamo HSC Bundesliga in testa. MCASP Paddy. E poi gli altri non li conosco. Ragazzi, è il momento di splittare perché abbiamo 40 metri di svantaggio. Quindi non c'è molto da fare, dobbiamo andare dove gli altri non vanno. E sperare che ci vada bene, essenzialmente. Perché se continuo a girare a sinistra, qua giriamo ultimi degli ultimi, ma siamo già ultimi degli ultimi. Quindi continuo a girare a sinistra. Se dopo da un se prima che noi di noi di raggiungere la ley line, gira a destra. Ci va relativamente bene. Se raggiunge dopo potrebbe esserci qualche fastidio. Comunque tutti sono andati a sinistra. Al momento li sta girando a destra il vento a loro, eh. Anche qua sta girando a destra. Quindi momento buono per noi, ragazzi. Direi che se non siamo in ley line poco ci manca. E quindi possiamo venire a chiudere col resto della flotta. Il vento continua a girare leggermente verso destra. E adesso iniziamo ad arrivare ai primi incroci. Castor inizia a darci fastidio. L'israeliano ci dà fastidio. Quindi andiamo a virare. Ci portiamo sulle altre mura. Ci portiamo in ley line. E vediamo chi viene a darci fastidio adesso. Mani 66. Abbiamo Paddy che si danno veramente molto fastidio uno con l'altro. Probabilmente noi andremo con una doppia virata giusto per essere con aria pulita. E soprattutto noi possiamo entrare in foil mode adesso. Siamo sempre nelle retrovie, ma non siamo così male. Non credo ci siano i 60 metri che dicono, perché guardate, siamo proprio lì. C'è qualche penalità nel gruppo, quindi possiamo recuperare qualcosina. E adesso bisogna vedere dove è il posto migliore dove abbattere. Per cercare di rimanere in questa bellissima zona di vento che c'è nel centro del campo di regata e vedere che i primi davanti, 90 metri, non mi sembrano proprio. Guardate quanto calano, siamo già a 70. 19,3. Cosa fa il vento qua? Torna a calare, sì, torna a calare, quindi andiamo ad abbattere. Ci dice che siamo già in quarta posizione perché siamo qua al combattimento con Mani e Castor. Stiamo coprendo tutti e due. Poi io andrei, tiriamo giù il Jennaker su di Bolina e andiamo a virare per portarci così in quinta posizione dietro allo svizzero. Sono solamente 30 metri di vantaggio dei nostri avversari e il combattimento si fa sempre più duro. Stiamo aspettando la rotazione a destra che è arrivata adesso.
E quindi ci portiamo sulla sinistra del campo di regata. Soprattutto c'è un po' più di vento, secondo me riusciamo a tenere qualche decimo in più, quindi riusciamo a recuperare qualche metro lungo il lato di bodina. Vediamo come gira il vento adesso. Qua abbiamo Castor che è in prima posizione con solo 20 metri di vantaggio rispetto a noi. Però bisogna capire cosa fa il vento, perché se continua a ruotare a destra siamo fregati. Se gira a sinistra, bam, li freghiamo tutti. C'è un pochettino troppo vento per noi, quindi adesso la nostra velocità tende a diminuire, soprattutto se c'è troppo vento di bolina. Questa barcazione, vedete, torna 13 e 7. La barca non accende, ha bisogno di 23-24 nodi. Adesso la barca sta accelerando, siamo a 14 e mezzo. Cala il vento di nuovo. Quindi abbiamo perso qualche posizione proprio perché ci siamo trovati in una zona con troppo vento e la barca è difficile da gestire in quelle condizioni. È venuto il momento di rivirare, siamo in sesta posizione, abbiamo perso qualcosina. Vediamo se riusciamo a recuperare con l'ultimo lato di poppa. Secondo me, se c'è qualcuno che stramba, riusciamo a fregarli. I satelliti Jennaker. Riusciamo a rimanere in volo e adesso andiamo di là. 21,3, 21,4, 21,5. Tutti stanno andando secondo me un po' troppo presto. 22,1, 22,2. Andiamo proprio quando siamo in ley line. Vedete anche Castor non è in ley line. Possiamo andare un po' più lunghi, però cala qua, quindi è il momento di andare ad abbattere e cercare magari di stare un po' più alti e vediamo se riusciamo a passare una delle imbarcazioni che stanno alla nostra sinistra. Sarà veramente un arrivo assieme fra le due imbarcazioni. Lui va a 23,7, noi però andiamo a 25 nodi. Non siamo riusciti a recuperare nessuna posizione, però riusciamo probabilmente a chiudere in sesta posizione con probabilmente mezzo secondo di vantaggio. Mezzo secondo di vantaggio, proprio giusto. E 14 dalla testa. Siamo stati un po' sfortunati con l'OCS, però. Andiamo così. Senza aiuti, andiamo solamente col Best VMG e vediamo dove ci porta. 8 giocatori. Ok. Continuiamo a parlare di deriva olimpica. Cosa c'è di importante in queste derive olimpiche? E quello che si capisce è, come abbiamo già detto, che il Devoti Zero non è ancora classe, anche se costa veramente molto poco perché è stato fatto con materiali vinile estere fatto, e quindi l'imbarcazione costa poco. E la cosa si fa economica, diciamo, no? Mentre le altre imbarcazioni sono fatte con materiali sempre un po' più ricercate, un po' più di qualità, un pochettino migliore, e quindi le barche iniziano a costare di più. Poi credo che i costi di produzione polacchi siano decisamente più economici di quelle di altre nazioni, e quindi il costo del D0 è veramente ridicolo comparato a quello degli altri. Le altre imbarcazioni costano un po' di più, ma se ci pensiamo, l'RS Aero ha parti in carbonio, fatti su mold, quindi su mold in alluminio. Mold è la forma. Ok, scusatemi. E quindi con le parti in carbonio il costo sicuramente va ad aumentare. Non si può andare tanto lontani da questo. E il peso però è, vi ho detto, 30 kg, quindi la cosa è. Però la cosa più interessante è anche che l'imbarcazione è molto invelata. Vabbè, parliamo un attimo, concentriamoci un attimo alla partenza. Partenza in giuria è l'unica cosa che si può fare e siamo tutti qua. Quindi capite che partenza in giuria è l'unica cosa possibile. Qua tutti che si incastrano a prendersi penalità. Secondo me non ne vale la pena prendersi la penalità adesso. E possiamo andare. Cerchiamo di riuscire a toglierci dal gruppo qua. Se riusciamo a passarli davanti, siamo tutti ben messi.
Entriamo in questa zona dove ci sono 20 nodi, però andiamo subito via perché sennò c'è più vento di là e quindi non vale la pena. Siamo qui dietro Kuzen, che è quello che è rimasto con noi davanti quando eravamo con i 49er. Però bisogna rimanere in questa zona di vento qua perché se cala troppo la barca si ferma, se aumenta troppo la barca si ferma. Bisogna stare proprio sul bordo e andare a fare tante virate. Perdiamo qualcosina secondo me in virata, questo sì sicuro, però perdiamo di più secondo me se rimaniamo nel buco. Però guardate che sinistro che sta tirando di là. Probabilmente quelli lì stanno guadagnando un monte. Quindi potrebbe essere il caso proprio di andare là. Prenderci il sinistro, eccolo qua, e pam, andiamo a virare. E vediamo come va. No, qua è ancora a destro. Secondo me la zona di sinistro è solamente un po' più a destra. Andiamo a virare sulle vele del francese. No, ci prendiamo penalità perché abbiamo virato troppo vicino a Kuzan. Pensavo non ci fosse il contatto, però. Va bene, penalità per noi. Adesso è venuto il momento di rimboccarsi le maniche e cercare di andare a portarci avanti. Abbiamo perso veramente tanto proprio per questi salti di vento veramente imprevedibili. C'era un fortissimo sinistro sulla sinistra del campo di regata. C'era un buon destro sulla destra del campo di regata. Non ho capito cosa ci fosse in mezzo e quindi abbiamo perso un pochettino. Poi la penalità non ha sicuramente aiutato e quindi adesso andiamo qua a girare la boa dietro il neozelandese passandoli proprio a pelo, perdendo anche qualcosina. Guardate, siamo a 60 gradi, quindi proprio l'estate di Jennaker deve andare alla fine, più fine che si può. E poi tutti vanno dritti, io vado col jibe set. Non mi interessa niente, secondo me Nick ha capito giusto. Entriamo in questa zona di vento qua e vediamo cosa succede. Stiamo soffrendo un po' in questo inizio, sperando che ci sia eccola qua, raffica 16 nodi. Siamo entrati nel vento in cui volevo entrare. Adesso vediamo cosa succede. Adesso vediamo se veramente riusciamo a recuperare sui nostri avversari. Stiamo scendendo, guardate quanto stiamo scendendo in maniera quasi disonorevole. Stiamo andando proprio bene, c'è un forte destro qua, eccolo qua che torna in sinistro, quindi possiamo salire un po' e quindi tenere l'imbarcazione abbastanza veloce e ritorniamo a destra però. Perché se riusciamo a rientrare in questo destro che c'era andiamo a massacrare tutti. Siamo con un sinistro, guardate quanto gira velocemente il vento, da 2D si vede veramente tanto, però non torna a destra. Rimane a sinistra questo vento e quindi siamo in difetto rispetto ai nostri avversari. Pensavo ritornasse a destra come quando siamo scesi di poppa. E invece no. E invece no, quel vento è passato e quindi siamo di nuovo nelle retrovie. Troppi salti di vento, veramente poco gestibili. Probabilmente più che il best VMG è più importante avere il wind indicator. Teniamoci un po' più sulla destra, vediamo se cambia qualcosa. No, forse meglio no. Andiamo a chiudere di nuovo. Andiamo a vedere come rigira il vento di qua. E andiamo a vedere se ci tira un buono o no. Un buono adesso serve un bel destro che ci tirasse su un pochettino, ci permettesse di avvicinarci almeno a Nick, al Greco. Non abbiamo imbroccato una scelta strategica in questa regata, proprio tutti errori. Siamo qui molto vicini alla prima boa all'ultima boa di Bolina. Qua sono tutti fermi, piantati con i chiodi. Siamo qui che ce la giochiamo col francese. Noi siamo già in full foil, però c'è veramente poco vento perché siamo coperti. E di nuovo jibe set. Di nuovo jibe set, vediamo se riusciamo a passare il greco, sembra di sì. Con l'altra imbarcazione che va nell'altra mura, vediamo chi riesce ad andare più veloce. Noi andiamo a 23 nodi, Kuzen davanti a noi non va tanto più lento. Qua il vento continua a aumentare, quindi più avanti andiamo, più veloci rimaniamo quando abbattiamo.
Siamo qui in questa zona 22, no? Saliamo un pochettino proprio per finire la gara. Stiamo viaggiando a 25 nodi. Non riusciamo a recuperare meglio dell'ottava posizione, però ragazzi, non ho imbrucata una, cioè, pochi santi. Ultima regata. Oh, Wind Intelligence, che bene. Adesso vediamo di recuperare qualcosina. Vediamo di fare un'altra vittoria e così andiamo a casa tranquilli, no? Un giocatore, eccolo qua. Quindi, volevo farvi vedere che c'è il full report su World Sailing. Ed è possibile vedere, vi dicevo, l'RSA era 80% e il laser 69%, gli altri due erano un po' fuori, vedete 54%. 2014 l'RSA aereo un po' più piccolo, un pochettino più largo, molto più leggero, quasi la metà del laser. Tanta più randa. La randa per le donne è più grande della randa degli uomini del laser. Costa 1.000 pound in più, però non è il più costoso, vedete il Majest è quello più costoso. E per le donne costa comunque un millino in più, 1.000 pound in più. Il peso è un pochettino più pesante, proprio perché le imbarcazioni sono più performante. Sono fatte sul Aluminum Foil da McConaughey, quindi sinceramente altissima qualità. Il laser lo conosciamo tutti e andiamo subito a vedere i costi. Il price, vedete, il D0 è quello che va meglio, però l'RS0 è quello che è più universale e costa meno trasportarlo. Per il design è meglio il laser perché è più facile per gli atleti, è un po' più performante il laser, però definitivamente non ha appeal perché è una barca vecchia, c'ha 50 anni, cioè, ragazzi, oh. E le altre tre imbarcazioni sono tutte abbastanza nuove. L'RS Aero è molto più universale, però il D0, per esempio, qua perde tantissima customizzazione proprio perché non è classe. Standardization degli equipment, l'RS Aero massacra tutti gli altri. La qualità è veramente molto più alta. Guadagna punti qui e lì sui manufacturers e queste cose qua. Andiamo a vederlo più nello specifico. Value for money, quindi prezzi per benefici. Il laser ti dà un po' di più sulla barca, ma perde tanto sulle vele perché costano tanto e da cronacci, mentre qua hai dei laminati veramente belli. E il D0 guadagni tanto sui. Anche lì hai un bel prezzo per la barca, però è molto più cheap e quindi vale meno soldi essenzialmente. Transportation: l'RS Aero pesa poco, quindi è facile trasportare e quindi batte il laser. Siamo solamente due giocatori, quindi insomma non è che andiamo tanto distanti al momento. Andiamo a tornare vicino alla linea di partenza. Cosa dite? Poi, suitability, il laser ha un qualcosa in più proprio perché la conoscono. È una barca in cui si sentono, sono abituati a navigare, quindi sanno dove muoversi, sanno come mettersi, eccetera, eccetera. Qua dicono invece che l'aero è un po' più fastidioso di poppa. E quindi bisogna conoscerla meglio l'imbarcazione. Performance: laser e RS Aero sono quasi pari, mentre le altre due imbarcazioni sono un po' più lente. Appeal, ragazzi, il laser è vecchio. The design looks dated. E quindi è tutto più vecchio. Anche se la barca è nuova, se è costruita nuova, il design è vecchio e si vede. Mentre le altre imbarcazioni sono tutte descritte come divertenti, veloci, belle da vedere sia a terra e anche in mare, quindi facili da trasportare, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, laser vecchio, pochi santi.
universalmente dicono che è ben distribuita, ha due full button l'RS Aero, quindi la trasformano. Dacron said, do not remain competitive for a long time, quindi meglio. But can be and are used in emerging nation for many years. Quindi le vele, anche se sono in Dacron, possono continuare ad essere utilizzate. Non è necessario avere per forza i laminati per andare a vincere, proprio perché sono rande full button. E quindi una randa full button ha un pregio di non deformarsi col tempo, no? E quindi anche quello è un pro, mentre il laser non avendo full button non vai mica da nessuna parte, quando la vela si spancia butti via, non puoi riutilizzarla, mentre quella lì puoi riutilizzarla. Andiamo a vedere, mancano 35 secondi da partenza, salutiamo tutti, auguriamoli una bella regata e andiamo a vedere dove partire. Il vento è leggermente a sinistra, però la linea è tanto più alta a destra, tanto più alta a destra. E il vento sta girando anche adesso, quindi magari si parte in giuria con una partenza abbastanza kamikaze e muore a sinistra. Cosa dite? Facciamo una partenza kamikaze? Facciamo una partenza kamikaze. 7 secondi da partenza, 5, 4, 3, 2, 1, via. E andiamo subito a virare. Facciamo proprio la scelta che ha fatto qua il portoghese Civiteio Sailing. E ci portiamo sulla destra del campo di regata. Stiamo navigando bene, abbiamo 14 nodi, c'è ancora un leggero sinistro che dovrebbe girare in destro fra poco. E andiamo a prendercelo tutto, ragazzi. Andiamo a prendercelo tutto. Dobbiamo stare attenti solamente quando vira lui, perché secondo me se 6 metri nel momento in cui vira mi fa un buco in fiancata. E quindi bisogna stare molto attenti. Ma c'è ancora un sinistro, lui va a virare, dobbiamo virare anche noi. Li vediamo sulle vele, gli diamo fastidio, quindi lo forziamo una doppia virata. Adesso vediamo cosa succede. C'è ancora questo sinistro che non vuole tornare a destra e sta ritornando a sinistra di nuovo. Quindi ci portiamo adesso sulla sinistra del campo di regata e andiamo a vedere cosa succede. Ci dà in seconda posizione dietro Deja Vu, però siamo lì, cioè, non scappa mica lui. Siamo qui ancora con un vento molto neutro, il vento non si sbilancia oggi. Siamo partiti bene, siamo partiti fuori dal traffico, non abbiamo sofferto vento schifido da nessuno. E adesso vediamo all'incrocio con Deja Vu, andiamo a incrociare davanti, gli viriamo sulle vele, gli diamo fastidio, lo forziamo a stare sulla sinistra. Riusciamo, siamo qui con Civiteio Sailing, il portoghese. E questo vento cosa fa? Sta arrivando? Sì, sta arrivando, quindi jibe set tutta la vita nel momento in cui entriamo in questa zona di vento. Siamo qui davanti al portoghese con il francese che probabilmente sta entrando anche lui. Siamo già in full foil mode, viaggiamo a 21 nodi, iniziamo a essere gennaca perché siamo già belli poggiatini. E poi andiamo ad abbattere, facciamo subito un bellissimo jibe set, siamo un pochettino coperti forse. Quindi andiamo a stare un po' più alti, cerchiamo di stare in una zona dove non siamo coperti. E entriamo in questo bellissimo rafficone, stiamo viaggiando a 22 nodi, siamo leggermente più veloci, non tanto, però leggermente. E speriamo che Deja Vu gli dia fastidio nel momento in cui andiamo ad abbattere. Noi andiamo subito, vediamo se ci seguono. Sì, ci segue, noi ritorniamo subito e poi riandiamo. Abbiamo fatto un po' di abbattute. Ma adesso siamo tranquilli perché Deja Vu sta coprendo il portoghese. Abbiamo fatto quello che volevamo. E andiamo ad abbattere e a portarci sulla destra del campo di regata. Siamo in un fortissimo condizione, un forte destro. Penalità per il portoghese. Il francese è dietro all'inseguimento nostro. Ci portiamo un po' più in qua, però vale la pena andare via perché fra poco tornerà a sinistra, secondo me. Quindi ci portiamo sulla sinistra del campo di regata. Non dobbiamo però allontanarci troppo. Però dobbiamo coprire anche Rip Snorter, lo vedete? È lì, sta navigando bene, tranquillo, da solo, lo dice che ha 21 metri di vantaggio. Non ci credo,
ma di segamento 1 metro di vantaggio. E se salta a sinistra siamo fregati. Se rimane, se salta neutro siamo tranquilli. Se salta a sinistra siamo fregati. Vedete che sta girando un pochettino a destra, sulla destra del campo di regata. Però forse proprio perché c'è troppo vento lì, gli darà fastidio. Noi andiamo a virare sulle vele del, credo sia o australiano o neozelandese. Non riesco a vedere il colore delle vele. Delle vele. Vabbè, difficile. Siamo leggermente sopra le line, quindi vale la pena appoggiare un pelino. Ci portiamo già in modalità bam, super veloce. Deja Vu sta veramente avvicinandosi pericolosamente. Probabilmente è riuscito a guadagnare la posizione su di noi. Andiamo a virare, vediamo se riusciamo a farcela. Sì, riusciamo a incrociare davanti. Riusciamo a tenere la prima posizione. E per fortuna, perché è stato veramente un passaggio molto critico per noi. Andiamo ad abbattere di nuovo e andiamo a vedere di riuscire a vincere questa regata, sperando di non aver troppi problemi da Deja Vu. Ah, che è inglese, non è neanche francese. Scusatemi, pensavo dal nome francese, credo fosse francese, invece no, è inglese. Vediamo la stessa velocità, siamo tranquilli abbastanza. Dobbiamo giocarcela su. Lui va ad abbattere. Quindi ci lascia liberi? Ah no, si porta. Fa una doppia battuta per poterci coprire meglio dopo. Quindi noi andiamo ad abbattere adesso. Lui cerca di controllarci. Vediamo. No, non va più veloce di noi. Non va più veloce di noi. Siamo solamente 12 metri distanti. Noi adesso possiamo orzare anche un pochettino e chiudergli la strada. E andiamo a vincere questa regata con 8 metri di vantaggio, che quando vai a 20 nodi sono, beh, meno di un secondo sicuro. E vediamo com'è andata. Mezzo secondo. Ragazzi, è stata una bellissima regata. Voglio finire di darvi un attimo due informazioni qua. Customization, l'unica che perde qualcosina è l'RS0 proprio perché non è classe. E l'RS Aero è sempre qualche punto in più sulla qualità e la standardizzazione dell'equipment, dura, le cose durano tanto e sono veramente di ottima qualità, mentre l'ASU comunque sono più o meno stabili rispetto anche a tutti gli altri. Qualità di produzione l'RS Aero è meglio in quanto a su tutto è fatto in CNC, quindi con controllo numerico, mentre l'ASER è ancora un po' più cheap sotto questo punto di vista. Supply issue per il laser sono veramente terribili quando si parla di Africa e Sud America, per questo prende uno, e sappiamo tutti qual è stato il problema con laser. Manifatturiero, l'unica che ha problemi è il laser, perché non riesce a gestire la produzione di imbarcazioni, però avendone 217.000 già costruite non è proprio un grosso problema. E possono fare 1.500 barche e farne anche fino a 2.000 all'anno, quelli di RS Aero, mentre gli altri non riescono a fare simili, però qualche area del mondo non viene coperte bene. Sustainability, RS Aero è l'unico con l'ISO 9001. E quindi guadagna, e quindi ragazzi, RS Aero ha guadagnato qualche punto. Queste qui sono tutte le persone che l'hanno descritta, quindi vedete proprio mondiale. Manca solo l'Italia, che sono un po' infastidito da parte questa, ma Torben Grael e Jo Ale, cioè, ragazzi, sono due ragazzi che sanno come si va in barca a vela. E tantissimi, tantissimi da tutto il mondo, con due francesi, dal Sudafrica, la Spagna, la Germania, l'Inghilterra, gli Stati Uniti, il Brasile. Manca solo il continente asiatico, che sembra non sia stato rappresentato, però Jo Ale fa le veci dell'Oceania. Quindi, ragazzi, un bellissimo sea trial. Andiamo sul just chatting. E veramente vi auguro una buonissima giornata. Ci
Se non siete iscritti, iscrivetevi, lasciatemi un mi piace se vi è piaciuto questo video e ci vediamo al prossimo video. Spero che vi piaccia la nuova grafica, lasciatemi in commenti se preferivate la vecchia o vi piace più la nuova. E ci sentiamo presto con un nuovo video con Virtual Gatta Inshore e dove parliamo anche un po' di vela. Ciao!